lavori bloccati a Palazzo d'Achille, sede storica del Comune Teatino. Per sbloccarli ci sarà presto un incontro tra il sindaco Umberto Di Primio, l'assessore ai lavori pubblici De Felici, funzionari e le ditte che sono interessate a completare l'opera. È proprio la situazione delle ditte che dovrebbe essere chiarita. Sembra che siano in contrasto tra di loro, comunque ci sono stati episodi che addirittura hanno visto in azione la forza pubblica, quando si sono sviluppate liti all'interno del cantiere, che devono essere assolutamente chiarite. L'intenzione dell'amministrazione comunale è giungere a più presto a questo chiarimento. Il comune doveva essere riaperto, la sede di Palazzo d'Achille, entro questo mese, non è stato fatto, bisogna che ora ci sia una data, ci siano soprattutto delle certezze sulla conclusione dei lavori, facendo chiarezza su quelli che sono stati i motivi che hanno impedito finora di fare i lavori secondo i tempi previsti.